Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione barra assaggio. Oggi andremo a provare delle cose super buone sicuramente perché mi ispirano tantissimo e speriamo che non deludano la mia aspettativa, muffi. Allora, sto parlando di questi prodottini qui, che sono di solito questi più snack da colazione o da merenda, e sto parlando delle protein donuts. Eccole qua, infatti sono delle ciambelline proteiche. Queste le trovate sul sito di Health Supplement, avete sempre il mio codice sconto, aprite l'info box per il link ai prodotti. Penso che il marchio sia Alsature? No, non lo so, raga. Allora, la prima che ho incontrato, che ho pescato, è questa qui, Cookies and Cream. Questa qui che ho pescato è Cookies and Cream. Vi dico i valori. All'incirca questa qui deve essere 70 grammi, quindi raga, non ve li dico ma ve li scrivo perché questi qui sono per 100 grammi, ma in sé la ciambellina è, sta scritto la ciambellina quant'è? È 60 grammi, quindi vi lascio i valori scritti perché questo è per 100 grammi. Comunque ogni volta si scarica sempre la videocamera. Comunque, eccola qua. Dai raga, ma quanto è bella. Oddio, è ripiena. Oddio, sì, no, vabbè, raga. Assaggiamo. Ma è buonissima. Pensate, riscaldata. All'incirca avrà 5 grammi di grassi, perché se abbiamo qua la metà, diciamo, all'incirca 5 grammi di grassi. Buona, forse io l'avrei fatta un po' più morbida, però ripeto, da qua è proprio buona, raga. Proprio buona buona buona, sente di cioccolato ma sente di Cookies and Cream. Pensate questa al forno, secondo me è una bomba. Non sembrano. Cioè non sembrano che ciambelle proteiche, sembrano un po' il sapore, sembra di mangiare un plum cake, ve lo giuro. Spettacolari. Cookies and Cream, super promosso, però alla fine vi faccio la classifica perché devo assaggiare anche gli altri gusti. Quest'altra qui invece è blueberry, quindi al mirtillo, è sempre 60 grammi, i valori super giù, siamo là, però raga io ve li scrivo. Sempre 60 grammi. E questa qui è ai mirtilli, quindi blueberry. Oddio che profumone. No, vabbè, no, raga, sono bellissime. Veramente sono molto molto belle. Almeno rispecchiano il gusto. Guardate. Mirtillo un po', sembra tipo le ciliegie sciroppate il sapore, è un po' troppo forte come sapore. Buona ma troppo forte. Lo sapete cosa sembra? Mia nonna spesso fa le ciliegie. Mi ricordo si chiamano sciroppate con l'alcol all'interno. Ecco raga, sembra di mangiare quelle, non sembra di mangiare i mirtilli.
il sapore è troppo troppo forte e troppo alcolico, veramente troppo alcolico, ve lo giuro. Di sicuro tra le due vi dico prendete cookies and cream, andate sul sicuro e vi piacerà sicuramente, ma non prendete blueberry perché non mi piace proprio. La finirò, però no, non la riacquisterò sicuramente. Andiamo con l'ultimo gusto che è cioccolato. Io sinceramente, raga, nel vedere, infatti quando vi ho fatto l'unboxing con tutti gli altri prodotti, che sapete poi faccio sempre, raccumulo un po' tutte le novità e poi faccio un ordine, per non fare tanti ordini, e all'inizio io pensavo che fosse comunque vaniglia, infatti strano che non hanno fatto gusto vaniglia, perché da fuori non sembra, se non c'è scritta la scritta cioccolato, non sembra cioccolato ma vaniglia sinceramente, quindi assaggiamo. Comunque anche questa è bella, cioè per essere comunque prodotti proteici sono veramente molto belli. Questa la trovo molto più morbida rispetto agli altri e poi comunque all'interno è farcita, quindi per quello che costa ne vale la pena. Non ricordo quanto costano, se 2,50 euro o a confezione, costicchiano, però raga, una volta ogni tanto ne vale la pena, a volte una colazione diversa almeno per vedere quei 12-13 grammi di proteine. Assaggiamo. Comunque secondo me no, è un misto di vaniglia e di cioccolato. Vediamo se io. Allora. Buona. Però. Io non sento il cioccolato. Mi sembra di mangiare un plum cake normale alla vaniglia. Non lo so, raga, non so di cioccolato. Per me, tra tutte e tre, e penso che l'avete anche notato dalla mia reazione, è ho cookies and cream. Per me è quello che ne vale la pena spendere su 2,50 euro, 2,90 euro, adesso non mi ricordo, spendere una cifra diciamo così alta per questo prodottino, per me ne vale la pena. Quindi per me vi consiglio Cookies and Cream, se volete provarlo una sola volta provate lui, ma tra tutte e tre io metto Cookies and Cream al primo posto, secondo posto cioccolato e terzo posto mirtillo. Però tra tutti quello in assoluto il più buono che rispecchia il sapore e che ne vale la pena è Cookies and Cream. Ovviamente ragazzi sono completamente diverse dalle solite ciambelle che trovate al supermercato, che tu dici giustamente io con 2 euro neanche mi ho 10 ciambelline di questo, a volte anche l'euro spin c'ha la sottomarca, adesso non ricordo il marchio preciso che le produce, proprio quello là di marchio, cioè un marchio comunque abbastanza conosciuto, ma so che l'euro spin ce le ha, io pure io le ho portate in un video e sono buonissime. Sono davvero molto buone quelle dell'Eurospin, però ovviamente, raga, la qualità di quel prodotto è completamente diverso da questo prodotto. Quindi, raga, non possiamo fare paragoni con le barrette proteiche che troviamo sul sito online con le barrette normali che troviamo nei supermercati italiani. Se andiamo all'estero, ovviamente troveremo anche nei supermercati le barrette proteiche, le stesse barrette che io compro su Supplement, che si trovano su altri siti, allora ok, ma non possiamo paragonare i prodotti. Ci tenevo a dirlo perché molte persone ancora non lo capiscono. Non possiamo paragonare i prodotti sui siti online con i prodotti del supermercato. Come sono i prodotti validi del supermercato, sono buoni anche questi. Ovviamente alcuni sono da testare come quelli del supermercato. Però, raga, io so che l'80% delle persone che mi seguono lo sanno, i prodotti del supermercato sono completamente diversi dai prodotti che si trovano sul sito. Quando lo volete capire, invece di scrivere e continuare a scrivermi sotto i miei video le solite stronzate, come la polemica che è stata innescata al fatto con le gallette, quelle lì, le
di quel marchio Snack and Sally, non mi ricordo come si chiama. Comunque di quelle galette che vi ho recensito. Sì, ma costano troppo. Io mi prendo le galette sul mercato subito, faccio: ok, scelta tua. Però io vi sto recensendo un prodotto che è completamente diverso da quello del supermercato. Quindi, raga, prima di commentare, vedete se il prodotto e confrontate i prodotti. È vero che i prodotti sul mercato non mi fanno male, questi di sicuro non mi fanno bene come prodotti del supermercato. Raga, niente fa bene, niente fa male, è l'eccesso che stroppia, è quello. Quindi, non significa che se voi vi comprate questi prodotti online dimagrite, però le persone che acquistano per la centesima volta i prodotti online è perché hanno esigenze diverse rispetto a voi che preferite fare solo la spesa al supermercato. Ci sta chi sta facendo una dieta drastica, in questo mondo ci sono centinaia di diete diverse, come ci sono persone diverse. Esiste come una dieta chetogenica, in cui il sito nella quale io collaboro, che è All Supplements, rivende tanti prodotti per persone che stanno facendo una dieta chetogenica, e per chi non lo sa, chi fa una dieta chetogenica sta anche al di sotto dei 50 grammi di carboidrati al giorno. Se voi non calcolate, non sapete neanche, questo vabbè lo sapete quando parlo, mi riferisco a tutte le persone che scrivono cose inutili. Se voi non calcolate, non sapete neanche quanto sono 50 grammi di carboidrati, quindi che vogliamo parlare? Ok, di cosa stiamo parlando? Quindi quei prodotti sono per persone che hanno esigenze diverse, che un piatto di pasta in quel momento non possono mangiarselo perché fanno un determinato tipo di dieta. Quindi prima di criticare, giudicare in continuazione, scrivere baggianate, rifletteteci sulle cose. Questo mio discorso non sarà servito a niente, ma tanto si sa, quando una persona non vuole capire, non capirà mai. Io spero che questo mio video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Spero che avete capito questa differenza. Ciao!